Secondo molti la rinascita della cassetta è solo fumo negli occhi, secondo tanti altri invece è ancora un formato valido per riascoltare i nostri album preferiti e acquistare le novità. È vero, il vinile offre un'esperienza sensoriale impagabile e il CD è più vivo che mai e lotta insieme a noi, ma il nastro magnetico ha sempre il suo perché. In questo video vi mostrerò alcuni dei miei ultimi acquisti in cassetta, ci saranno incisioni al top ed altre da evitare, la mia esperienza positiva o negativa vi servirà per decidere di conseguenza. Come potete vedere non utilizzerò la mia nuova THW1200, i più nerd e appassionati avranno già riconosciuto questa bellissima THW3000, completamente revisionata, pulita e testata, che ho acquistato qualche giorno fa da Vintage & Co, il negozio di Livorno, protagonista della puntata dedicata ai vinili usati. E a proposito, rimanete collegati perché, come promesso, arriverà un bel impiantino vintage da leccarsi i baffi. Nel frattempo fate un salto sul loro sito che è stato rinnovato e che trovate linkato in descrizione. Johnny! Bomba questo! Remedios! Gabriella Ferri, tanta roba! Dimmi, che volete? A te che ti piace la tia? La vuoi vedere una piastra che è arrivata ieri? No, perché sennò poi mi tocca comprarla. Dammi almeno un parere. Guardiamo. Quindi è nuova praticamente. È tenuta molto bene. Sì, l'abbiamo appena presa. Tanto, il tecnico l'ha già controllata. Assolutamente. Funziona tutto, perfettamente, pulita e profumata. Telecomando funziona? Assolutamente. Manuale? Non c'è, ma te lo troviamo noi. Quindi mi vuoi corrompere a tutti i costi? Provala, poi decidi. Capito. E voi cosa ne pensate di questo formato? Avete ancora una piastra funzionante in casa? Se sì, fatemi sapere che modello nei commenti qui sotto e già che ci siete, consigliate a me e a tutta la community qualche novità in cassetta che vale la pena acquistare. Tornando a questa bella V3000, c'è un amico del canale che la conosce bene e prima di commentare il mio ultimo acquisto, intanto vi faccio dire due cose al volo direttamente da lui. Ciao Johnny! Gran bella acchiappo quella V3000, piastra che ho avuto anch'io tanti anni fa, poi ho fatto la scemenza di scambiarla con un'altra e me ne sono pentito amaramente poco dopo. Esce all'inizio degli anni 90, non era proprio un entry level, si posizionava un pochino su, il suo costo era intorno ai $500. Nella sua costruzione il fatto di essere una piastra singola già faceva capire l'aspirazione un po' che aveva come cassette deck. Perché dico questo? Perché qua c'è per esempio una Camici BX2 che è la piastra singola e un Technics classico RSX911 piastra doppia. Quando si vuole un qualcosa di più dal punto di vista della componentistica tecnica e della ricerca di un audio migliore, si cerca di andare sempre verso una piastra singola, perché pur non potendo registrare direttamente è costruito dal punto di vista tecnico per avere una meccanica migliore sia per la concezione globale ma anche per l'audio, perché spesso, come nel caso della V3000, ci possono essere tre testine, quindi una per la cancellazione, una per la riproduzione, una per la registrazione. Questa ha solo due, vabbè, a differenza della tua. Karim tornerà più avanti per darci qualche informazione e qualche consiglio utili per districarci nel mondo delle piastre a cassetta. Intanto buttiamoci nei miei ultimi acquisti e si parte a bomba, lo avete sentito, con Bleach dei Nirvana. Sulla bontà delle ristampe in cassetta della Sub Pop mi ero già espresso in un video dedicato ai vinili, dove avevo infilato Super Fuzz Big Muff dei Madanei. Bello il packaging, ottima la resa sonora. Confermo la stessa cosa per la ristampa 2021 dell'intramontabile debutto dei Nirvana. Avevo tutto dei Nirvana in cassetta e ho perso tutto in uno dei miei traslochi, si è salvato solo in utero. Su Bleach cosa vi devo dire, a parte che lo preferisco al leggendario ma iperprodotto Nevermind, l'esordio della band di Kurt Cobain, qui ancora Kurt Cobain con le K,
È un must nella discoteca di ogni appassionato di rock in genere e di grunge in particolare, soprattutto quello non ancora sgrezzato per piacere alla massa. La resa audio è molto buona, tenendo conto che per far suonare questa cassetta come si deve dovrete dare un po' di gas sul vostro amplificatore, ma si sa che la registrazione originale era quel che era. La trovate nel mio store alla sezione Le mie cassette, linkata in descrizione. Dei fondi di magazzino pescati su Amazon negli ultimi mesi, questo è Songs of Faith and Devotion dei Depeche Mode, che poi è il disco con cui ho scoperto la band inglese, quello a cui sono inevitabilmente più legato e anche quello più rock, visto che in quegli anni di gioventù il mio genere musicale di riferimento era il rock. Ad aprirmi gli orizzonti musicali, oltre ad Atom Heart Mother dei Pink Floyd e Damage di David Sylvian con Robert Fripp, saranno nell'anno successivo, quindi il 1994, i Portishead con il loro fantastico debutto Dummy. Ma torniamo ai nostri Depeche Mode, band incredibile che recentemente ha subito la scomparsa di Andy Fletcher. Bella però la reazione di Martin Gore e Dave Gunn, che si sono buttati senza indugiare nella musica e nel lavoro. Questa è una delle quattro varianti della prima stampa americana su cassetta del 1993, che si riconosce da questi simboli nella finestra del timing. Curioso questo adesivo. Oggi, per attirare l'attenzione, ci sarebbe scritto analog. In quegli anni la garanzia di qualità veniva marchiata con l'aggettivo digitale. La fusione tra digital e analog da Digalog, che ho scoperto essere un marchio registrato da Way Manufacturing, quindi Warner. Eccolo qua, il loghetto impresso nel case esterno. E poi cosa scrivono qui? Direttamente da digitale, quindi l'incisione è su media analogico, il nastro, da master digitale. E infine, completamente compatibile, che vuol dire tutto e niente. Buona l'incisione, che conferma quanto il formato possa regalare grandi gioie se trattato con rispetto e quando si maneggiano con cura master digitali, che poi è la stessa cosa che si può dire anche per il vinile. Spiace solo per la J-Card stampata male, che sia un misprint rarissimo. Sono venuto qui dietro perché è più che giusto che in primo piano ci sia questa bella bimba, questa bella THV3000 che ho recuperato da Vintage Co e che è in gran forma. È chiaro che è un apparecchio di 30 anni fa e ha qualche piccolo segno di utilizzo del proprietario precedente, ma complessivamente è un usato di qualità, nel senso che si percepisce che è stata rimessa a nuovo prima di metterla in vendita. E poi c'è pure il telecomando funzionante e non è così scontato da trovare nel vintage. E il manuale che Simone mi ha stampato come promesso quando l'ho acquistata. Tenendo conto di quanto l'ho pagata, ossia 280 euro, posso ritenermi più che soddisfatto, perché su eBay il prezzo è mediamente superiore e comunque tutte quelle che ho visto poco prima di girare questo video vengono vendute da privati. La garanzia c'è, è vero, ma è sempre molto complessa nella compravendita tra privato e privato. Nell'usato, perlomeno in hi-fi, sempre meglio affidarsi ad un negozio. Come ho scritto qualche giorno fa su Instagram, quando l'ho vista mi ha fatto gli occhioni e io li ho rifatti a lei, perché è stato un colpo di fulmine. Bella piazzata e robusta, mi piace molto il suo frontale, accessoriato ma non troppo. Mi piace che la piastra sia al centro e che ci siano due display, uno dedicato al counter e l'altro al V-meter e alle altre informazioni su riproduzione e registrazione. Mi piace anche che i LED non siano di quel classico verdolino, azzurro, ma un bel arancione caldo con il rosso che appare quando registriamo o quando il V-meter oltrepassa lo zero. Piccoli dettagli
che all'inizio degli anni 90 rappresentavano delle chicche non indifferenti. E a proposito di registrazione, come si comporta questa V3000? Devo dire molto bene. Come avete visto nel clippino di Instagram di qualche giorno fa, questa è la cassettina che mi sono fatto del disco di Kandra, registrando il segnale audio del mio ricevitore Bluetooth trasmesso da iPhone e Apple Music. Ma non ci ho creduto mai neanche per un istante, padre, madre, meno male che l'amore non apprezzo e non l'ho potuto vendere. C'è una caratteristica assente su questa V3000, l'autoreverse, ma è una mancanza o un pregio? Sentiamo cosa ne pensa Karim e sentiamo anche cosa consiglia di controllare prima di acquistare una piastra a cassetta. Personalmente, quando cerco un riproduttore, un lettore di cassette, soprattutto nel periodo degli anni 70, 80 e dei primi anni 90, ruota intorno a tre cose la scelta. La prima è il modello, ovvero se è un modello molto particolare che ha pochi pezzi in circolazione e del quale è difficile trovare pezzi di ricambio, diventa un po' problematica la cosa, perché purtroppo in passato mi è successo di avere anche dei riproduttori fantastici, si erano rotti dei pezzi, erano dei modelli particolari, diventava veramente difficile, se non impossibile, ritrovarli. Poi controllare sempre lo stato della pulizia, le testine, la cinghia, e spesso vanno cambiate. E poi, consiglio, questo lo do a livello personale, fregarsene dell'autoreverse. Ovvero, se si vuole andare su una qualità un pochino più alta, l'autoreverse, tranne il Nakamichi, che è un sistema unico e impareggiabile per girare la cassetta, il 99% invece hanno le testine che ruotano, si usa l'alto capstan e molte volte ci sono problemi di allineamento e la qualità sonora tende a essere non proprio eccellente. Però se ne volete avere vari, potete avere uno con l'autoreverse e uno senza, dipende sempre cosa cercate poi da un lettore di cassette. E si va avanti con il Live at Freedom Sounds dei Blue Beaters. Naturalmente tutti ci ricordiamo di Giuliano Palma nei Casino Royale e nei Blue Beaters, è inutile far finta che non ci sia stato, perché la sua vocalità è qualcosa di spettacolare. Ma Pat Cosmo, che era già nella band e ha preso il suo posto come voce solista e frontman, è riuscito a non farlo rimpiangere, e vi assicuro che non era facile. Lo dimostra in questo live spettacolare registrato a Colonia nel festival Freedom Sounds del 2017. È il secondo live inedito che vede la luce grazie a Dirt Tapes, dopo quello dei Calibro 35 registrato a Brooklyn. Non ci sono sovraincisioni sulla registrazione originale e la resa del nastro è ottima. E il fatto che questa roba venga tutta dall'Italia a me fa sempre un gran piacere. In poche parole, i Blue Beaters spaccano e a livello di stampa su cassetta Dirt Tapes non ha da invidiare niente a nessuno. Altro fondo di magazzino recuperato su Amazon, questa Gentleman degli Afghan Whigs. Perché dico fondo di magazzino? Perché nonostante avesse il cellophane esterno quando mi è arrivata, guardate in che condizione è l'adesivo. Questa è una prima stampa, quindi 1993, per un album che da molti, me compreso, è considerato il capolavoro della band di Greg Dulli. Per quanto mi riguarda è uno dei capitoli imprescindibili per far capire ad un ragazzo di oggi cosa siano stati musicalmente gli anni 90, ed è un disco che nel corso del tempo ho acquistato in ogni versione. Prima CD, poi vinile, adesso cassetta. Cassetta che suona da Dio e mi dispiace per voi non sia più disponibile su Amazon. Se vi interessa però la trovate su Discogs.
per questa la possiamo anche chiudere. L'ultimo di Billie Eilish, Happier Than Ever, lo dovevo recuperare da tempo e la versione in vinile non è mai scesa sotto i 40 euro. A meno della metà ho preso la versione in cassetta, che avrei fatto meglio a lasciare dov'era, perché la qualità di incisione è rivedibile, troppo rumorosa, con un sound troppo compresso. Acquistatela solo per motivi collezionistici, solo come gadget. Se volete il disco per ascoltarvelo, meglio il CD. L'unica nota positiva è che nella J-Card ci sono i testi, cosa che non avviene per questi altri due acquisti a nome Angel Olsen, sia per All Mirrors, disco che adoro e che ho voluto regalarmi anche in questo formato, sia per il nuovo recente Big Time. Visto che i testi sono presenti nelle versioni in vinile dei due album, li gradirei anche qui, naturalmente scritti più piccoli, ma fanno comunque parte dell'opera, o no? Tra i due, a livello artistico, scelgo All Mirrors per qualità audio, che risulta discreta, meglio Big Time. Anche se qui assistiamo a un delizioso quadretto di alt country con testi sempre molto vissuti e una produzione curatissima, personalmente preferisco quando la Olsen si cala nel dramatic pop. E qui avviene solo a tratti. Tornando in casa a Dirt Tapes, vi segnalo il nuovissimo mondo di Bologna Violenta, pubblicato in origine nel 2010 e stampato per la prima volta in cassetta. Bologna Violenta, ossia Nicola Manzan, che è questo losco figuro qua. Un caro saluto a tutti gli amici di Vinilicamente da me, ovvero Nicola Manzan, in arte Bologna Violenta. Questo era Nicola Manzan, polistrumentista, che nel 2005 ha dato vita a questo progetto totalmente fuori dai canoni di ciò che può ritenersi commerciale, di cui voglio ricordare almeno un altro capitolo, sempre in cassetta visto che ci siamo, Uno Bianca. Nel nuovissimo mondo Bologna Violenta rigurgita tanta violenza sonora, come nel suo stile, alternata a brani recitati per farci riflettere sugli orrori del mondo odierno. Cassetta bianco latte, J-Card a 4 panels e un gadget spettacolare all'interno che non vi svelo per non rovinarvi la sorpresa. Vi svelo invece come suona. Tenendo conto della dinamica dei brani, è un miracolo che non distorca. Anzi, no, non è un miracolo, semplicemente c'è qualcuno che sa come incidere su cassetta. Costa circa 3.000 euro e i dischi sono a totale carico del paziente. Un altro dettaglio che voglio segnalarvi di questa V3000, che si trova qui, è che consente di scegliere tra riduzione del rumore disattivato oppure Dolby B e Dolby C. In registrazione si attiva in automatico il Dolby HX Pro, che non lavora nello stesso modo di Dolby B e C, ma aiuta a ridurre il rumore nella registrazione. Lo saprete già o lo avrete intuito se non siete ferratissimi in materia. Il Dolby è un argomento bello vasto e allora ho chiesto a Karim di darci qualche informazione essenziale sull'argomento. La V3000, come questa una camicia, ha la selezione, vedete, Dolby NR, Noise Reduction, fra il Dolby B e il Dolby C. Cos'è il Dolby? Il Dolby in soldoni è la riduzione del rumore, e del rumore di fondo, soprattutto su certe frequenze viene calcolato in decibel l'abbattimento, che cioè in spettri di frequenze, e viene sviluppato il Dolby B nel 1968, preso dalla lavorazione sul Dolby A, che più per gli studi di registrazione professionali è pensato per il mondo dell'ascolto delle cassette, che si stava sviluppando molto in quegli anni. Viene poi, 12 anni dopo, seguito dal Dolby C. Dolby C che nel 1980 ha un abbattimento migliore, ma ha un piccolo problema a differenza del B, ovvero che la registrazione in Dolby C, quando vengono ascoltate attraverso un cassette deck che non ha la possibilità di sceglierlo, causa un peggioramento non marginale del suono. Poi qua, sempre come la V3000, abbiamo un MPX filter che serve in registrazione, era pensato per quando si registrava dalla radio, per la frequenza FM, pensato soprattutto per riuscire a gestire meglio tutto quello che riguardava lo spettro delle frequenze alte. Ah, però, The Number of the Beast degli Iron Maiden è un disco che meriterebbe un video a parte, vista la sua straripante importanza nella storia
del metal, ma direi della musica tutta. Pubblicato nel marzo 1982, ha già raggiunto i suoi primi 40 anni, ma non li dimostra per niente perché è ancora fresco come un ragazzino. Proprio in occasione dell'anniversario è stato ristampato anche in cassetta e avendo già una copia italiana del 1985 possiamo divertirci nel notare le differenze. Dal punto di vista dell'artwork vince a mani basse la ristampa, perché non ho mai sopportato queste edizioni con la copertina rimpicciolita per mettere i titoli dei brani, anche perché sono già dove devono essere, qui dietro, per la miseria. E poi guardate che tristezza quando si apre, tutto bianco. Qui invece abbiamo copertina a tutto formato e J-Card più che dignitosa, dove è vero non abbiamo i testi, ma perlomeno tutti i crediti con l'artwork ripreso dalla prima stampa in vinile e la cassetta personalizzata col logo ben visibile della band rispetto a questa, che è ovviamente in linea con le stampe di quegli anni, ma effettivamente anonima rispetto a questa. Sarebbe tutto troppo bello. Il problema si presenta quando andiamo ad ascoltare la recente ristampa, perché sì, c'è chi acquista le cassette per ascoltarle e non solo per decorare un ambiente. Uno spezzone di audio ambientale, pochi secondi ma significativi. È una chiavica sta cassetta. Ecco, sì, sarà il caso di stoppare, anche perché per lunghi tratti c'è questa continua alternanza di volume alto-basso dove sembra che ci sia qualcuno che alza e abbassa. Incredibile. Con Dolby disattivato poi la nuova ristampa è inascoltabile, troppo rumore di fondo. Con il Dolby B attivo la ristampa italiana dell'85 viaggia spedita tra assoli e acuti, mentre la ristampa del 2022 sembra fatta passare da una pantofola prima di uscire dai nostri diffusori. Tutto troppo compresso. Bruce Dickinson ce lo ritroviamo in cantina, pessima sotto tutti gli aspetti. In buona sostanza, questa nuova ristampa visivamente fa la sua porca figura nella collezione di ogni fan degli Iron Maiden, ma se volete acquistarla sappiate che si tratta solo di quello, di un gadget da collezione. Sonicamente non vale assolutamente la pena. E un altro esempio recente da evitare come la peste, anche se un filo meglio, è la ristampa del Greatest Hits dei Queen. Statene ben lontani. Sul bazar di Dirt Tapes qualche mese fa ho preso questo Best of dei Crisma, ancora sigillato, quindi molto prima della morte di Cristina Moser, che salutiamo con affetto insieme al suo Maurizio Arcieri, compagni nella vita e nella musica. Grazie a Dio i Crisma non hanno subito il disinteresse in vita e la santificazione post mortem, perché sono sempre stati ben voluti e giustamente ritenuti degli anticipatori, dei visionari, dei fuoriclasse, e la loro eredità si trova ad esempio in dosi massicce nei Subsonica più ispirati, giusto per fare un nome. Beato chi non li ha mai ascoltati e potrà scoprirli adesso. Pubblicazione del 2001, incisione in cassetta al top, con la J-Card che contiene anche una breve cronistoria della band. Purtroppo si trattava dell'ultima copia disponibile, quindi il mio consiglio è di tenere d'occhio il bazar di Dirt Tapes, perché ci trovate spesso delle chicche clamorose come questa. Questa bomba bomba, sempre dal bazar di Dirt Tapes, prezzemolo, salvia, rosmarino e timo, questa è la traduzione del titolo del terzo album in studio di Simon & Garfunkel, quindi tra Sounds of Silence e Bookends, in origine pubblicato nel 1966 e proveniente da session di registrazione durate 3 mesi. E in effetti è uno degli album più apprezzati dalla critica, ma nei gusti del pubblico ci sono sempre stati i classici brani del duo, quindi questo album viene un pochino dopo nel gradimento. Non serve controllare all'interno per sapere se si tratti di una prima stampa.
non lo è, perché nel 66 il Dolby non era ancora arrivato nella musica, ma sarebbe arrivato di lì a poco, come ci ha ricordato Karim. Questa infatti è una ristampa del 1969, collana Nice Price, nastro in ottimo stato, incisione spettacolare che dimostra che la cassetta è un formato che, se sfruttato a dovere, sa regalare grandi soddisfazioni. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Once Twice Melody dei Beach House era in lista da tempo, ero indeciso se acquistarlo in vinile o in cassetta, e alla fine, se è in questo video, significa che una scelta l'ho fatta, anche perché dalle foto del prodotto presenti su Amazon mi ha subito attirato il packaging, e devo dire che anche in passato il dinamico 2 americano ci aveva abituati bene. Guardate un po', una cover in feltro, è feltro questo, incredibile ragazzi. Guardate che bellezza, la custodia esterna è tutta stampata anche qui dentro, doppia cassetta unita come si usava una volta, e qui ci sono anche due copertine diverse e due cassette di colore diverso, una trasparente ed una dorata. La qualità di incisione è buona, il disco è una cascata di dream pop che ogni tanto sconfina nell'indie rock più etereo, in pieno stile Beach House. Quasi un'ora e mezza di musica per poi tornare a galla un po' frastornati ma felici. Adesso Torni a casa di Marco Fracasia. La bellezza di questo EP è inversamente proporzionale alla qualità dell'incisione su cassetta. Adesso Torni a casa comprende 5 brani e il costo era di 10 euro. E ho detto era perché è esaurita sul sito dell'etichetta. Confesso di averla acquistata al buio senza ascoltarmi prima nulla in streaming, e l'ho acquistata insieme a questa, Tentativo, di Adele Altro, che altri non è che Any Other, una delle nostre giovani musiciste più in gamba. E le ho acquistate al buio perché volevo testare la qualità di incisione e mi è andata male, nel senso che il risultato lascia un po' a desiderare. Non so da chi siano state realizzate perché nei crediti non viene specificato, ma per entrambe c'è un disturbo sul segnale e l'effetto che si ha in audio ambientale e soprattutto in cuffia simula la resa di un vecchio nastro rovinato. Va un pochino meglio su Tentativo di Adele Altro, presumibilmente per la dinamica dei 7 brani strumentali in cui predominano le medie e le basse, ma comunque il disturbo c'è. Peccato! Peccato soprattutto per l'EP di Marco Fracasia, che comunque vi consiglio di ascoltare, e se volete un formato fisico da toccare e annusare è disponibile la versione in vinile trasparente. Fracasia ha poco più di 20 anni, una bella scrittura e un bel approccio che ricorda un po' Calcutta, un po' Generic Animal e un po' Venerus, ma più rock. Da tenere d'occhio, insomma. Prova a comprare 10.000 cazzate, non serve a niente spendere i soldi, non saranno dei dischi pedali, salvarti da quello che cerchi di fare. Adesso torni a casa. Adesso torni a casa. Non so dirvi quale sia l'esatta pronuncia di questo album di Burzum, ma posso dirvi che il titolo sta a significare il trono di Odino, ossia la famosa divinità norrena. È il secondo album che Varg Vikernes, meglio noto come Burzum, compone mentre si trova in carcere per scontare la pena conseguente all'omicidio di Euronymous dei Mayhem e all'incendio doloso di diverse chiese cristiane. E se volete conoscere la storia
della scena black metal scandinava, vi consiglio la lettura di questo bel volume, Lords of Chaos. Tornando all'oggetto del mio acquisto, questo è il sesto album nella discografia di Burzum. Come vi ho detto, il secondo composto in carcere e anche il secondo album ambient, quindi lontano dalla furia black che ha reso celebre Vikernes. Il risultato è interessante, soprattutto nella prima parte che è più scura e claustrofobica. Ma perché ho acquistato questa cassetta? Beh, sicuramente è un bell'album, però soprattutto per il prezzo, poco più di 8 euro. Adesso è tornata al suo prezzo originale. E poi anche per un altro motivo, per ribadire il concetto che il metal è stato uno di quei generi che non ha mai abbandonato il nastro magnetico, e la stessa cosa può dirsi per il vinile, perché il pubblico metal è un pubblico fedele, curioso, che spende volentieri per i propri artisti. C'è poco da girarci intorno, in questo il metallaro ha da sempre una marcia in più. Ci siamo. La cassetta è un supporto che mi ricorda la mia adolescenza, la mia esperienza di ascoltatore. I primi album originali li ho acquistati in cassetta e li ho ascoltati con uno Walkman da 4 soldi. Questa esperienza, tutt'altro che audiofila, ha rafforzato il mio legame con la musica incisa sopra, che è sempre la parte più importante e che rimane nel tempo a prescindere dal supporto. Ecco, a tal proposito cade a fagiolo il gentile omaggio che mi ha inviato Dirt Tapes insieme ai miei acquisti fatti sul loro bazar. È un omaggio perché questa cassetta non era in vendita, in quanto contiene delle scritte e non a tutti piacciono. Io invece le adoro e mai regalo sarebbe stato più gradito, anche perché mi aiuta a far capire il mondo della cassetta e della musica da toccare, da vivere come esperienza di scambio, come testimonianza di un legame. E possiamo farlo con un brano in streaming, per quanto di qualità e utilissimo? Non credo, anzi sono sicuro di no. Amo la cassetta proprio per tutto quello che sa offrire, come il vinile. E come diciamo sempre, per il vinile deve essere fatta con cura e prima di essere messa in commercio andrebbe ascoltata. È una forma di rispetto per l'acquirente e per tutto il movimento, per la cassette o vinyl culture. Se invece interessa solo il profitto e si considerano i supporti fonografici solo e soltanto come gadget, propongo un bel adesivo da apporre su vinili e cassette stampati e incisi con i piedi, con su scritto Audio Advisory Gadget for Making Money. A presto e buoni ascolti. Guarderò nessuno più come guardavo te, ma forse neanche te, perché oggi sono cieco.